Ho un piccolo aiutante oggi. È salito. Qualcuno è passato da Primark. Ho fatto un po' di shopping e adesso vi faccio vedere tutto. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sarà un nuovo video haul Primark. È passato un sacco di tempo dall'ultimo video haul e sapete quanto io possa amare così visceralmente Primark. Commentate qui sotto se anche voi amate Primark. Lasciate subito un like di supporto a questo video se vi piacciono i video haul. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi subito così rimarrete sempre, sempre, sempre aggiornati sui nuovi video. E ora iniziamo a tirare fuori le cose da queste buste. Ovviamente sono andata più di una volta per trovare tutte queste cose perché Primark, come tanti negozi, secondo me, secondo la mia filosofia proprio di vita, era partito come un video haul, ma all'interno troverete anche queste perle di filosofia proprio di vita. Secondo me, secondo la mia filosofia di vita e di azione, Primark è uno di quei negozi dove devi andare più volte, fare un giretto, vedere. A volte trovi un sacco di cose, a volte non trovi niente. E questa volta tutto questo è frutto di, secondo me, tre giretti. Quindi iniziamo subito. Hai lasciato like? Sì, vi vedo, vi vedo. Allora, iniziamo. Primo oggetto, questo portaocchiali che vorrei mettere in macchina per metterci dentro poi gli occhiali da sole. Lo trovo veramente super carino, soprattutto quando avete gli occhiali da sole buttati in macchina così e non sapete mai dove metterli, poi si sfrisano tutti. E questo l'ho pagato 3 euro. Secondo me è super carino e super pratico. Preparatevi a sentire Vittoria che dice 30.000 volte super. Contiamo. Poi ho preso questo portamerenda di Marvel, pagato 5 euro. Questo ovviamente per Ricky quando va a scuola. Ma c'è qualcosa dentro? Io lo voglio aprire. Allora, ah, è una matriosca! Dentro abbiamo un altro! Ma chi l'avrebbe mai detto? E poi qua un altro? Sì! Ma che bello! Qua finito? Ma che bello, super comodo, super, altra volta. Ma veramente, veramente comodo questo per la merenda. Avete tre barattoli, 5 euro. Tre barattoli, porta merenda, 5 euro, secondo me, è veramente un super prezzo. Poi ho preso due set di calzini bianchi. Sapete che Riccardo, mio figlio di 7 anni, ha iniziato a rubarmi i calzini bianchi per la scuola e quindi ormai ci scambiamo i calzini, io e mio figlio. E questi sono calzini bianchi in spugna, semplicissimi. Sono 5 calzini, sono della versione trainer, sono quelli un po' più spugnati che io preferisco. 3 euro e trovo che siano stracomodi. E ogni volta che vado da Primark compro calzini perché da me, a casa mia, i calzini scompaiono. Non ho ancora capito in quale buco nero vanno a cacciarsi. Il buco nero dei calzini. Poi ho preso un pantalone, per il pigiama, super carino, ma veramente carino, tutto fiorito. Guardate che bello che è, tutto bello fiorito, morbido, morbidoso, perché a me piace dormire o senza niente o con roba morbida, non tutta appiccicosa che mi dà fastidio. E questo lo trovo veramente carino e l'ho pagato veramente poco, 7 euro e ho preso una M. Veramente bene, bello larghino. Se non fosse così, con questo fiocchetto, poteva essere anche un pantalone per andare fuori, di quelli comodoni, proprio comodi comodi. E questo ho voluto prendere poi una canotta nera semplicissima da 1,80 euro, sì, 1,80 euro, da abbinarcela sopra proprio per fare un bel pigiamino a 8,80 euro. Veramente super carino. Passiamo, ho preso anche dei boxerini per Riccardo che prendo sempre da Primark perché a parte che ci sono di solito sempre molte fantasie tipo i Minions, Cars, non so, non mi viene più niente in mente. E questi qua li ho presi perché per le mutandine le prendo sempre da lì oppure anche da Zara ci sono delle mutandine carine perché non so se anche vostro figlio, se avete figli, cerca sempre le mutandine con il cartone che segue. Anch'io infatti qua, e i Pokémon, ecco. I Pokémon, se trovassi le mutandine boxer con i Pokémon, se lo sapete, mamme, fatemelo sapere. Poi
poi arriviamo a questo set stupendo, bellissimo, che quando l'ho visto l'ho preso subito. Pantaloncino sotto, molto estivo, abbinato sopra al suo toppettino, è veramente carino con questa manichina larga, toppettino che lascia un pochino scoperta la pancina, e questo pantaloncino invece arriva fino a vita alta. È veramente super carino, questo qui me lo immagino con un sandaletto sia proprio flat flat, oppure anche un sandaletto con un pochino di tacco, oppure come faccio io di solito con la scarpa di ginnastica, e a posto tutti. Il prezzo 10 euro il pantaloncino e 10 euro la parte sopra, sembra un po' il mercato, 10 euro 10 euro. Allora, ho preso questa tazza stupenda con Winnie the Pooh, bellissima, Never Stop Dreaming, bellissima questa, non vedevo l'ora di usarla ma volevo farvela vedere prima di metterla in utilizzo, e quindi era lì che aspettava solo di essere vista e mostrata al mondo. Guardate che bella, guardate che bella, stupenda, bellissima. Mi stavo dimenticando il prezzo, 7 euro l'ho pagata, non è proprio super economica considerando i prezzi di Primark, però era così carina, poi veramente super capiente. Poi ho preso questo copricostume lungo, lungo proprio fino ai piedi, veramente carino, che mi piace tantissimo, che ricorda vagamente, molto molto vagamente, è tipo il cugino alla lontanissima del vestito iconico di Jennifer Lopez, quello verde famosissimo, ecco, mi piaceva un sacco, allora l'ho preso. E la cosa che mi è piaciuta di più è che è veramente bello lungo, io sono abbastanza alta, sono 1,75, quindi odio veramente tanto le vie di mezzo che ti tagliano la caviglia, questo è veramente lungo e quindi slancia anche la figura, e preferisco che strusci per terra anziché avere quelle mezze misure che io detesto, soprattutto nei copricostumi, gli abiti lunghi, qualsiasi cosa che deve essere lunga, no, a mezza misura. E questo mi è piaciuto un sacco, l'ho pagato 15 euro, super carino, lunghissimo, tessuto ovviamente 100% acrilico sarà, infatti 100% poliestere. Ah, bene. Poi io e Ale ci siamo presi due t-shirt della Coca-Cola uguali, perché purtroppo abbiamo la mania. Ma no, ma sapete che invece in verità l'abbiamo presa in tre? Sì, l'abbiamo presa in tre! Abbiamo la mania di comprarci le cose uguali, le scarpe uguali, la maglietta uguale, io di vestire i miei figli uguali, e quindi ci siamo presi la t-shirtina di Coca-Cola uguale, però le ho preso la taglia più grande 2XL, questa qua costa 7 euro. Poi invece per Riccardo abbiamo preso, no, io la M, 7 euro, e poi invece per Riccardo la XS, questa qua non c'era per Sebastian, perché Sebastian ha quasi 2 anni e neanche la XS andava bene. Che carino, mi piace un sacco, l'avevamo presa anche verde, sempre con la scritta Coca-Cola, l'avevamo presa per magari quando andiamo al parchetto o andiamo con i roller o cose così. Così, ecco. Poi ho preso queste bustine profumate che sono veramente buonissime. Questo è Clean Cotton e questa qua invece è Garden Bloom. Questa sa proprio di pulito, le ho prese da mettere in macchina perché i profumi troppo forti, i tipici profumi da macchina, le fanno venire mal di testa, quindi questo pensavo di posizionarlo proprio nel baule, proprio per dare un pochino di profumino, però senza essere invadente. E questi qua pagati 1,50 euro l'uno. Sono buonissimi, erano dentro alla roba che vi sto per far vedere e tutta la roba è super profumata, veramente. Ho preso un mollettone perché io lo trovo super comodo per stare a casa, per tirare un pochino su i ricci, così in modo che non mi facciano troppo caldo, e io uso tantissimo il mollettone per uscirci, no, però per stare a casa lo trovo veramente molto comodo, anche per tirare un pochino su le radici in modo che stiano su.
questo ho pagato 3 euro, un bel mollettone, un mollettone. Poi ho preso degli shorts per Ale in lino, c'è la linea in lino per uomini, quindi per i vostri fidanzati, fratelli, mariti, andate a vedere da Primark perché hanno delle cose veramente molto carine. Questo è un pantalone in lino, puro lino 100%, soprattutto adesso con la primavera, l'estate, con la stagione calda, il lino è uno di quei tessuti, non come il poliestere di prima che praticamente bruci addosso. Questo ti mantiene la temperatura al fresco, bella costante, non ti bruci, ecco, non sudi su te stesso. E tra l'altro hanno dei prezzi veramente super vantaggiosi. Questo qua ha pagato 100% lino, ho pagato 16 euro e veramente fatto bene, vedete? E infatti penso di averlo preso anche infatti di un altro colore, di questo bluette, sempre uguale, sempre dello stesso modello, cambia solo il colore e infatti è bello fresco. Infatti quando ho visto subito 100% lino, gliel'ho fatti vedere ad Ale e gli sono piaciuti e l'abbiamo preso. Butto tutto per terra che tanto metto tutto in lavatrice. Poi ho preso questo vestitino un pochino stropicciatino, ma voi non ci fate caso, questo qua con le, oddio non mi ricordo come si chiamano queste robe spugnose che vanno qua sulle spalle, le spalline tipiche anni 80, che va giù dritto proprio, dritto dritto dritto. E io infatti me lo immagino con una cintura in vita, con un paio di scarpe da ginnastica. Questo è proprio un tipico vestitino da mettere con le scarpe da ginnastica e stare dietro ai figli, oppure per andare a lavorare o qualcosa di comodo. Ho preso una taglia M, pagato 12 euro. Questo genere di vestito l'ho già visto sia da Zara, sia da Lefties, sia da Stradivarius, proprio uguale, identico, proprio che va dritto giù, dritto, nero, con le spalline. Spalline, secondo me si chiamano spalline. Quindi è un modello che sicuramente troverete anche in altri negozi, a parte Primark, perché l'ho visto veramente in un sacco di negozi. Poi ho preso, guardate, questo è un altro copricostume che ho preso, tipo camicia, tutta bella stropicciata ovviamente, e perché è rimasta nel sacchetto per un po' di giorni. Questa è una tipica camicia da lasciare aperta, copricostume da mettere in spiaggia, molto carina, io non ce l'avevo e quindi ho voluto prenderlo. Ho preso una taglia M, 10 euro, carina, rigorosamente aperta con un bel costume, e poi il bianco sta bene veramente su ogni genere di costume, con la manica un pochino magari tirata su, così un pochino casual, ecco, comoda, molto comoda. Poi ho preso questo pantaloncino semplicissimo nero per stare in casa, perché c'era scritto Boston e dovete sapere che Boston è una delle nostre città preferite mie di Ale. Infatti quando abbiamo visto Boston come due bambini, prendilo! E a parte questa piccola parentesi, è un pantaloncino semplicissimo, per stare in casa, taglia M, pagato 5 euro, carinissimo. E poi ho preso questo costume per Ale, faccio vedere, questo costumino molto carino, veramente carino, con questa fantasia che non sembra neanche di Primark e non sembra neanche un costume, pagato 5 sterline, c'è il prezzo in sterline, non capisco perché. 5 euro sarà, c'è il prezzo in sterline, stranamente. E ha una fantasia veramente carina. Infatti quando l'ho visto proprio in lontananza l'ho voluto prendere subito. Non sembra proprio un costume veramente super low cost. Poi ho preso questo completino sportivo proprio in microfibra, così, con questa mutandina a perizoma, così, questo è il davanti, e sopra questo toppettino, proprio un completino proprio sportivo per tutti i giorni, di quelli senza cuciture, così. E ho preso la taglia M, pagato 6 euro completo, sia sopra che sotto. Questi io li trovo comodi magari per stare in casa, un completino così sportivo. Poi passiamo a una nuova busta. Ah,
ma qui c'è un affarone. Vedo un affarone che mi è tornato in mente. Allora, partiamo dalle spugnette make up. Ho preso questa confezione famiglia, pagata 15 blender, pagata 10 euro. Qua veramente potete truccare tutto il vicinato. E poi ho preso questa confezione da 2 blender, questi tutte belle rosine, baby rosa e rosino. Questa pagata 2,50 euro. L'ho presa perché volevo vedere un pochino la differenza, se sono uguali o se c'era qualche differenza, quindi spirito scientifico di ricerca. Poi ho preso questo prodotto che è molto interessante, è una spugna per andare a pulire i pennelli. Vedete, qui avete la vostra spugnetta, prendete il vostro pennello, lo pucciate e ve lo pulisce. Non so che diavoleria ci sia dentro infusa, penso niente di ecologico. Penso. Questo è un prodotto che io avevo già in passato di qualche altro brand, quindi anche di altri brand lo trovate questo prodotto. È molto pratico quando magari stai sfumando un colore e vuoi lo stesso pennello per sfumarne un altro, lo pulisci velocemente e lo puoi riutilizzare, quindi è molto molto pratico. Poi ho preso, ecco, un'altra cosa per pulire i pennelli. Questo invece è un cleaner solido, sempre 2,50 euro. E ero, non so, ero in vena di pulire pennelli, forse perché ho visto quanti ne ho da pulire. È proprio una saponettina, quindi qualunque saponetta va bene per pulire i pennelli. L'importante è che sia neutra e molto delicata. E questo qua ha un profumo molto gradevole. Non lo so perché l'ho preso. L'ho preso perché ero in vena di pulire i pennelli, quindi per essere più motivata nella pulizia dei miei pennelli, che sono ancora lì ad aspettarmi. Poi, sempre di make up, ho preso questa cipria che non avevo mai provato, pagata 4 euro, che si chiama Blurred Out. Mi è piaciuto molto il nome e l'ho acquistata solo per il nome, perché mi ha ricordato quell'effetto blur che regala molto il filtro di Photoshop, quindi è quello di andare a sfumare proprio la pelle, quindi andare a minimizzare quelli che sono i tuoi difetti, possono essere un po' dilatati, uno a caso, proprio uno a caso, e quindi l'ho voluta provare. E tra l'altro c'era scritto che c'è dentro la niacinamide, che è un ottimo attivo, super seed extract che va a illuminare, poi che va a rifinire la texture della pelle, e tante belle cose per 4 euro. Ho detto, proviamola, chi sono io per dire non la provo, cioè tutte queste cose qui le vorrei. Poi, per terminare, le cosine dal Beauty Corner di Primark. Ho preso questo aggeggio che non so se utilizzerò, l'ho preso solamente perché mi incuriosiva. 2 eyeliner stencil per andare a mettere l'eyeliner, ma tra l'altro anche l'eyeliner sotto, cat eyeliner, top liner, smoky eye. L'ho trovato divertente, quindi ho detto, vabbè, voglio vedere se funziona veramente, perché per me è una roba che è difficile che funzioni una cosa così. Però per 1,50 euro ho detto, vabbè, dai, proviamo questi stencil per la prima volta e vediamo come funzionano. Poi ho preso altri calzini, tanto per cambiare. Ho preso dei fantasmini neri questa volta e poi altri sportivi colorati, quindi rosa, bianco e grigio, sempre di quelli un pochino più spugnosi, perché ci sono anche quelli un pochino smarzini, proprio semplici, però sono proprio, con 3 lavaggi diventa proprio carta vetrata. Invece questi sono carini, infatti anche questi sono della linea Workout, e questi hanno anche la fibra di lycra dentro, quindi ottimo, perché comunque la lycra dà quell'elasticità al calzino. 4 euro questi e 4 euro anche questi. Poi per i miei cuccioli ho preso un pigiamino per Ricky, questo degli Avengers, perché Primark veramente trovate un sacco di pigiamini super carini, quindi questo qua degli Avengers per Riccardo, che veste 8-9 anni, e questo
questo qui per Sebastian di Scooby-Doo. E Sebastian veste 2-3 anni, pagato 9 euro questo e 9 euro questo. Io li trovo veramente super carini i pigiamini, a volte se non anche fortunata li trovo uguali, sia per Ricky che per Seba, perché hanno due segmenti di età molto differenti, quindi faccio fatica a trovare le stesse cose per entrambi. E ora il mio super affare, che è questo chiodo di Ecopelle, molto carino, guardate che carino che è, fatto veramente molto molto bene, perfetto per questa mezza stagione, soprattutto qua in Gran Canaria, fa spesso fresco, soprattutto al nord dove viviamo noi. Questo l'ho preso nel reparto ragazzina, infatti ho preso 13-14 anni e l'ho pagato 13 euro, veramente una fesseria. Io vi consiglio sempre di dare un'occhiata nel reparto ragazzina, soprattutto 13-14 anni, o se siete più minutine ancora meglio, perché trovate veramente un sacco di cosine carine, sia da Primark ma anche da Zara ci sono delle cose veramente carine, è fatto veramente molto bene. Poi ovviamente non avrà questa grandissima durata durante la vita, però l'ho pagato 13 euro, non è in pelle e a me è piaciuto molto, è proprio fatto bene, anche la manichina mi arriva proprio giusto giusto, sia maniche che spalle, e considerate che io di spalle non sono proprio piccolina. A proposito di reparto ragazzina, ho preso questo toppettino elasticizzato che ha lo scollo che io adoro, di quelli che rimangono così, quindi con la manichina qua e tutto scollato a barchetta, si dice a barchetta. Questo è molto carino con magari un jeans a vita alta, con una gonnellina a vita alta, lo sfrutti davvero tantissimo. Questo ho preso 12-13 anni, pagato 6 euro, super super economico. Poi ho preso questa magliettina per stare in casa, perché a me piace tantissimo l'oroscopo, non so se voi ci credete o non ci credete con l'oroscopo, e questa è una magliettina per stare in casa, magari con lo shorts nero, quello con scritto Boston, da tenere in casa, una magliettina semplice con tutti i segni zodiacali, questa pagata 2,70€ taglia M. Poi ovviamente non poteva mancare anche un pigiamino per la mamma. Ho preso questo pigiamino con il pantaloncino, anche questo morbidoso, comodo, e questo è in cotone, quindi non ci vai a sudare dentro, abbinato alla sua magliettona di quelle super super larghe, che a me piacciono tanto, super comode, così, un pigiamino semplice. L'ho pagato 10 euro tutto intero, è super morbido, proprio morbido morbido, mi piace. Poi ho preso questo mattarello per fare magari qualche dolcino con Riccardo, questo è un mattarello con la formina di topolino, molto carino, ho pagato 4,50 euro per fare qualche dolcino. Sapete che ormai mi è presa la passione di fare un sacco di dolcini fit, sia in settimana ma soprattutto anche il weekend, e spesso anche Riccardo mi aiuta, quindi ho preso questo qua per fare qualcosina insieme, un'attività insieme, perché mi piace fare qualcosa sempre con i bimbi. Poi fazzoletti da lasciare in macchina. Poi ho preso, no, questo l'ha preso Ale, perché lui è fissato più di me con i fenicotteri. Questo è un cavetto per l'iPhone, l'ha preso lui, ma l'ha preso per me, perché io sono l'iPhoneista in casa, lui è Android, e questo è carinissimo, guardate che carino, pagato 6 euro, questo è da tenere in macchina con tutti i fiamminghi che brillano quando metti in carica. Poi abbiamo quasi finito, ho preso le smint, che sono le caramelle preferite di Ale, se le mangia pure Ricky, infatti queste qua sono di Ricky che sono alla fragola, e queste qua invece sono alla menta, se non mi ricordo, peppermint, e sono quelle di Ale, pagate 1 euro penso, non c'è scritto il prezzo, ma caramelline queste qua che trovate in cassa. Poi ho preso questa cintura che la voglio abbinare all'abitino, quello nero con le spalline, da mettere in vita alta, con questa fibbia, con questi due cerchi, molto carina, e l'ho pagata 5 euro. Ho preso la XS perché sennò non c'erano i buchi per chiuderla in vita, e io la cintura la uso solamente in vita, non la metto sui fianchi, ma la metto solamente qua, a questa altezza, questa qua. Pagata
costata 5 euro, ovviamente è in ecopelle, quindi è destinata un pochino a rovinarsi. Poi, ultime cose che ho preso sono questi due cappelli bellissimi, pagati pochissimo, perché di solito i cappelli li paghi veramente sempre abbastanza. Questo l'ho pagato 6 euro ed è bellissimo, è stupendo, io lo adoro, aspettate che tutti i capelli in faccia, lo adoro, mi piace un sacco, è bellissimo, per la spiaggia è veramente carino, oltre a ripararvi dal sole. E poi ho preso questo qua rosa, anche questo fatto veramente bene, guardate com'è rifinito, veramente perfettamente, pagato 4 euro, è veramente pochissimo. Se li trovate prendeteli perché sono fatti veramente bene. Ecco, con i capelli ricci, i cappelli, è proprio tutto ciò che non si dovrebbe fare. Così, è giusto per farvi vedere come stanno, perché vestono veramente bene, sono bellissimi. Comprateli perché sono veramente fatti benissimo. La mia giga mega haul da Primark è terminata. Io spero di avervi dato qualche spunto per i vostri prossimi giretti da Primark, di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche consiglio utile. Nel caso fosse stato utile questo video, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like di supporto perché mi aiuterete davvero tantissimo. Vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!